Franco Stengo, all'epoca lavoravo al Comune di Savona, l'ufficio elettorale storicamente come ho sempre fatto, in vita mia. Allora, ci riferiamo al periodo delle bombe di Savona, 74-75. A mio giudizio, è necessario, ecco, volevo fare una premessa. Io non sono uno storico. Ho studiato scienza e insegnato scienza politica e posso fornire un contributo sul piano appunto dell'analisi politologica, prevalentemente. Poi ci sono episodi ai quali per combinazione dentro la vicenda si è assistito e allora si può anche entrare in particolari. Però, il punto al quale tenevo maggiormente è appunto quello di un'analisi politica complessiva di come la vicenda savonese si è inquadrata in una stagione che era quella del terrorismo, che in quel momento stava attraversando una fase particolare. Infatti siamo in un periodo in cui non è ancora prevalente l'attività delle Brigate Rosse mirata a colpire il singolo. Fino a quel momento gli atti più eclatanti delle Brigate Rosse sono il sequestro del dirigente della SIT Siemens Macchiarini e il sequestro Sossi e poi la sparatoria con i carabinieri ad Arzello. Invece è il momento delle grandi stragi del terrorismo di destra. Il 74 è l'anno di Piazza della Loggia ed è l'anno dell'Italicus. Quindi va inquadrato in quel tipo di contesto. A quale tipo di terrorismo, per così dire, possono essere attribuite le bombe di Savona? Prima di tutto c'è da rilevare che nell'iter si verificano alcune anomalie. C'è la tendenza, mi pare, a tenere assieme la storia degli attentati a partire da quello di Via Paleocapa del maggio del 74, poi la serie di ottobre-novembre 74 per concludere a febbraio 75 con l'attentato al traliccio alla Madonna degli Angeli. Ecco, io credo che sia dubbio attribuire a questa consequenzialità della serie, partendo dall'attentato di Via Paleocapa del maggio del 74, anche perché quel tipo di attentato ha una particolarità che adesso cercherò di esplicitare. E in mezzo c'è una metodologia tra ottobre e novembre, quello che succede, c'è una metodologia simile per ciascun attentato, cercando, come dire, accuratamente, direi di colpire soltanto le cose e non le persone, salvo il tentativo fatto sulla ferrovia Savona-Torino, alla cosiddetta acqua bianca Acadibona, dove lì, se questo De Luca, mi pare, non tira via la miccia, allora può capitare una cosa diversa. Sono le due anomalie. Dicevo dell'anomalia riguardante l'attentato Via Paleocapa nel portone dove abitava il senatore Varaldo a maggio, mi pare, del 74. È un'anomalia sotto due aspetti. Prima di tutto è ancora incerto adesso il bersaglio, in quanto in un primo tempo per attribuire l'attentato ad un'altra parte, come dire, ad un altro versante,
Si era pensato che si volesse colpire il cinema Astor dove era in programma Mussolini, l'ultimo atto, film di Rizzani, e quindi si era pensato che il bersaglio non fosse il senatore Varaldo, ma il cinema Astor. E poi quello del maggio 75 è il primo, è l'unico attentato. È l'unico atto terroristico che ha una sorta di rivendicazione. In quanto succede questo. Gli altri invece eseguiti gli attentati, i fatti criminosi, silenzio assoluto. Nessuno che fa una telefonata, nessuno che lascia un volantino, niente. Come del resto era pratica della destra, in questo senso si attribuisce alla destra tutta l'altra serie, poi anche per altri motivi e ci arriverò. Cosa succede? Succede che il giorno dopo l'attentato il giornalista Luciano Angelini, che in quel momento è il responsabile della redazione savonese del secolo XIX, riceve a casa sua una tarda serata, una telefonata da una voce anonima che gli indica che nel portone di fronte a quello dove abitava il senatore Varaldo, se non ricordo male, è il numero 12 di Via Paleocapa, nel vano dell'ascensore c'era la miccia della bomba. Angelini supera le remore familiari e va sul posto. E in effetti trova la miccia. Avverte immediatamente la squadra politica della questura, arriva il dottor Acerno con agenti, la miccia viene recuperata, a lui viene detto di tenere la massima riservatezza e la miccia viene messa agli atti, come reperto. Quella è l'unico segnale dato da qualcuno degli attentatori, o qualcuno vicino agli attentatori, qualcuno che sapeva. Dopo uno dei fatti che sono accaduti. Invece, tutta la serie che è avvenuta tra ottobre, novembre, nei mesi autunno-inverno 74 e poi 75, non c'è mai stato, come dire, un minimo di riscontro. Allora, per fare un'analisi, come dire, di carattere politico, mettendo assieme i due elementi, è la stagione dei grandi attentati di destra, le modalità nel caso Savonese sono molto, molto simili, con appunto l'attenzione a far sì che non ci siano danni alle persone. Fanny Dallari muore per caso, muore, anche se l'esplosione di Via Giachero è un'esplosione molto violenta, quindi con una carica di esplosivo molto, molto rilevante. Quindi, gli attentati sicuramente come metodologia appartengono alla destra, io credo però che non si vada oltre rispetto alla ricerca possibile all'impostazione di carattere locale. Credo che ci fossero fondate ragioni per perseguire il gruppo che è stato indagato, fra l'altro appartenente a, come dire, a rampolli di famiglie molto in vista. Ne è testimonianza il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti del pubblico ministero Boccia, allontanato da Savona proprio in ragione dell'incuria nel seguire le indagini.
Credo che il discorso lo si possa riassumere in questo modo. Sicuramente le modalità sono quelle della destra, del terrorismo di destra, sul quale andrebbe aperto un determinato capitolo, quello dell'Italia regione di frontiera, a cavallo fra i due blocchi, vabbè, tutto il discorso che sappiamo e che adesso non possiamo sviluppare. Quindi sul versante del terrorismo di destra, però, come dire, gli autori di carattere di dimensione locale e agganci, come dire, in altri termini, che a mio giudizio restano del tutto da provare. Aggiungo, e magari termino questa prima parte, che c'è stato un tentativo di portare gli atti dopo l'archiviazione definitiva dettata, mi pare, da Tiziana Parenti attorno al 94, intorno a quell'epoca c'è stato un tentativo di portare gli atti in commissione stragi al Parlamento, commissione stragi in cui in quel momento era presidente Michele Pellegrino, magistrato pugliese, molto, molto determinato. Poi cadde la legislatura e quella questione lì si è fermata lì e non si è riusciti a farla procedere. Quindi, in assenza di un quadro chiaro da quel punto di vista, ribadisco il mio giudizio: sicuramente siamo sul versante di destra, dato e non concesso che si possano definire destra e sinistra in intrecci molto complicati, comunque su quel tipo di, diciamo, sul versante stragista, le stragi non ci sono, ed è questo che mi avvalora nel pensare ad una dimensione di carattere locale. Non vorrei arrischiarmi a definire questa vicenda come quella di un processo imitatorio, però insomma ci si può fare un pensierino. Un'ultima cosa mi premeva dire in premessa: tutta questa serie di attentati della destra non ha grandi rilievi sulla vicenda politica italiana, anzi, esaminando proprio la vicenda politica italiana, c'è un solo fatto del terrorismo che devia il corso del sistema politico italiano nel suo itinerario dell'epoca, ed è ovviamente il rapimento Moro, ma non tanto per l'uccisione del rapimento Moro, ma perché crea all'interno di del sistema politico una faglia, che è quella tra la fermezza e la trattativa, che poi si trascinerà in seguito, dividendo il sistema politico in una dimensione determinante per la chiusura del sistema dei partiti, che avverrà qualche anno dopo con Tangentopoli, Maastricht e la caduta del muro di Berlino. Ma la faglia c'era già, si determina in quel momento. Tenevo molto a dire questo perché è un punto di analisi di grande discussione, e vorrei, come dire, il resto degli atti sono stati atti tremendi, tragici, di grandissima dimensione per il clima politico del paese, però non ne hanno, come posso dire, determinato il corso. A me non pare che sia possibile che una traiettoria politica come quella del senatore Taviani possa essere intrecciata alla vicenda delle bombe di Savona. Prima di tutto perché non è che Taviani su Savona fosse, ecco, non si capisce perché centrale Savona. Non si capisce perché è centrale Savona. Allora, alcuni all'epoca sostennero la tesi che era un esperimento
era un esperimento perché in una città dalle determinate caratteristiche socio-economiche e politiche si tastasse in una qualche misura la reazione della popolazione. Taviani su questo, come dire, non credo che. Non mi pare che ci fosse una base, come dire, anche di carattere politico, che Savona avesse. Allora, Taviani di Savona diceva una cosa sola, questo per testimonianza diretta, che Savona ha sempre sbagliato politica estera. Era l'unica cosa che diceva di Savona. Era perché si era messa con i cartaginesi, si era sempre messa dalla parte sbagliata e in conclusione si era messa con i comunisti invece che con i democristiani. Questa era la tesi di Taviani su Savona. Taviani è un personaggio molto complesso, cioè Taviani è una personalità che, ora poi non mi fermo su Taviani, volevo parlare d'altro. Taviani ha guidato la resistenza in Liguria, è stato uno dei massimi dirigenti della resistenza in Liguria, è lui che dà l'annuncio alla radio che Genova è stata liberata dai partigiani, è uno che guida la resistenza in Liguria dal punto di vista politico per conto degli americani. Lui è uno degli esponenti. Allora, l'ADC è un meccanismo, adesso andiamo lontano però. L'ADC è un meccanismo, era un meccanismo molto, molto complesso, dove non è che le tendenze filoamericane fossero prevalenti. Lui e Cossiga sono gli uomini più direttamente, legati agli Stati Uniti, ancora più lui, Taviani, di Cossiga, perché Taviani lo è già dentro la resistenza. Cossiga arriva dopo, è più giovane. Mentre gli Andreotti e i Moro, specialmente sulle questioni del Medio Oriente, sono su posizioni diverse. Poi, adesso non entro, Andreotti è un personaggio ancora particolare rispetto a questo. Quindi c'è una battaglia interna. Taviani è l'uomo che conia l'addizione a posti estremismi, che fa il ministro dell'Interno. In un certo, perché fa sia al ministro della difesa sia al ministro dell'interno. Ora portatemi un altro esempio di esponente democristiano che fa sia la difesa sia gli interni. Guardate bene, non lo fa nemmeno Andreotti, che pure ha cavalcato tutti i ministeri possibili e immaginabili, ma non fa la difesa a lungo. Fa la difesa a lungo, su questo poi potrei raccontarvi un episodio personale, vabbè, ma è una stupidaggine. Fa la difesa a lungo, fa gli esteri, poi fa tesoro, bilancio, finanze, ma non fa gli interni. Quindi l'unica, una delle poche personalità, forse Ruffini, se non ricordo male, fa difesa e interni, il nipote del cardinale di Palermo. Forse Ruffini, non lo fa Spataro, altro ministro degli interni, non lo fa Scelba, che è l'unico altro ministero che tiene Scelba, sono le poste, che le nasce dalle poste, non lo fa Segni, e quindi, ecco, vedo, insomma, poco credibile che questa vicenda savonese che, ripeto, non ha influenza sulla vicenda politica italiana, non ha influenza sostanzialmente, sia destinata a creare una situazione, come dire, di difficoltà per Taviani, a ostacolarne la carriera politica. Sinceramente lo vedo come dire, non mi pare che sia profilo giusto. Invece volevo dire una cosa riguardante la P2, perché c'è
una questione riguardante la P2 a Savona. Anche lì legare la problematica della presenza della P2 a Savona, che è una presenza molto rilevante, in quanto è impersonificata da Alberto Teardo, alla vicenda degli attentati mi pare molto, molto problematica. La vicenda della P2 a Savona è sicuramente legata a questioni, come posso definirle, di carattere mafioso, nell'intreccio fra le logge liguri, le logge segrete liguri e le logge legate alla mafia a Palermo, è sicuramente legata alla vicenda della questione morale, che poi esploderà negli anni successivi. C'è il fatto dell'accantonamento della relazione Trivelloni, che poi recentemente è stata anche pubblicata, che non riuscì ad andare avanti, come dire, non fu resa pubblica all'epoca per ragioni di carattere politico, e l'avvocato Trivelloni poi, come dire, in una qualche misura ne subì anche le conseguenze, perché fu posto il veto sulla possibilità che lui diventasse assessore al comune di Savona. Addirittura si occupavano anche di queste, insomma, cose non di primissima linea. E quindi, riassumendo, vedo problematico il rapporto con Taviani e vedo problematico sulla questione specifica degli attentati il rapporto con la P2, mentre la P2 è molto presente a Savona, a mio giudizio, su due aspetti. Il primo è quello delle infiltrazioni mafiose, che nel periodo in questione cominciano a farsi di grande rilievo, in particolare nel ponente ligure. C'è da tener conto che il gruppo di Teardo che gestiva questi CAD era presente anche a Ventimiglia, che è una delle basi più rilevanti delle infiltrazioni mafiose all'epoca dalle nostre parti, e poi la questione morale, che abbiamo visto esplodere successivamente, ma che già al momento della questione degli attentati era già ben presente sulla scena. Però non vedo il nesso, non insisto sulla mia teoria di destra e di carattere locale. Quello che si può dire è che a un certo punto il clima in città si era fatto molto elettrico, c'era, come dire, una forte tensione, perché una serie di questi attentati insomma, schiacciava la presenza proprio quotidiana, condizionava la vita di tutti, fino appunto poi a esplodere nel fatto della vigilanza, sulla quale ritornerò. Dal mio punto di vista, io ho visto da vicino almeno tre attentati, quello in provincia, anche perché abitavo lì vicino, quello in via dello Sperone e quello di via Giacchero, intervenendo subito dopo di corsa, dopo aver sentito il botto. E l'impressione in quel momento era fortissima. L'impressione in quel momento era fortissima. Sentire, allora, quando c'è l'attentato in via dello Sperone, era un sabato pomeriggio. Io ero in piazza dell'ospedale, il rumore è stato tremendo, una cosa
indescrivibile. E sono andato di corsa al comando dei vigili, che era ancora dentro il palazzo comunale, l'ingresso da via Manzoni, e hanno detto in via dello Sperone. Allora siamo andati e abbiamo e anche lì però era saltato il portone, la carica doveva essere molto forte, è saltato il portone, erano saltati tutti i vetri, però non si era fatto male nessuno. Un altro momento molto emozionante è stato quello del traliccio alla Madonna degli Angeli, il penultimo. Lì io mi trovavo in cima alla rocca, proprio in cima. Venivo per no, eravamo lì. E lì eravamo campo aperto, non c'era un'esplosione terribile, e poi la voce che si sparge che l'attentato era al Palazzetto dello Sport. Figuriamoci. Io credo avrei battuto qualche record mondiale correndo, anche perché pensavo che mio fratello fosse a fare allenamento al Palazzetto dello Sport. Invece il Palazzetto dello Sport era intero. Ho trovato delle persone che uscivano dalla bocciofila familiare, che era subito dietro, e dice in Corso Ricci, allora siamo andati in Corso Ricci e abbiamo visto il traliccio abbattuto. La città ha vissuto da quel punto di vista lì un momento emozionale fortissimo. Allora, le persone che abitavano nel palazzo sono rimaste tutte in casa, le persone, al momento in cui sono arrivato io con un altro collega, lì c'erano soltanto i vigili, poi è arrivata la polizia. Le persone sono rimaste tutte in casa. Invece in via Giacchero erano uscite, anche perché il portone era diventato impraticabile. Per conto mio via Giacchero era stata più potente di quella di via dello Sperone e molto più potente di quella delle Guido Bono. È difficile localizzare, eh? È difficile, che tu senti quando l'esplosione è da terra, è difficile localizzare, tu senti un botto tremendo, però devi far mente locale, cioè devi saperlo, te lo devono dire, è difficile dirigerti immediatamente dove è capitata. C'era una ricerca affannosa di dove fosse scoppiata la bomba, quindi è una cosa molto pesante da sopportare per la città. Ripeto, l'atmosfera era molto 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 elettrica. Allora, sulla vigilanza bisogna dire una cosa, bisogna prima di tutto fotografare Savona all'epoca. Allora, Savona è ancora la città industriale. Sono dentro al perimetro della città, dentro ai confini della città l'Ilva, ancorché ridimensionata, la Scarpe Magnano, la Servetaz, trasferita in quel periodo lì, è Mammut, la Servetaz, è Mammut. Ci sono ancora varie officine, quindi è ancora una città industriale, è una città fortemente politicizzata e fortemente sindacalizzata, che sta compiendo in maniera, vorrei dire, rilevante sul piano politico, l'esperienza dei consigli di quartiere, che precede quella delle circoscrizioni, che comincerà all'inizio degli anni Ottanta. E i quartieri rappresentavano una spina dorsale molto forte in questo senso di politicizzazione e sindacalizzazione della città. E la politicizzazione della città è sostenuta per la gran parte dal Partito Comunista, che ha una struttura direi più che notevole. Il Partito Comunista in quel momento lì ha 14 sezioni in città, ha un corpo militante, non parlo del numero degli iscritti, parlo del corpo militante, sicuramente di qualche migliaio di persone,
e ha un centro politico direzionale nella sua federazione molto forte, come dire, di grande capacità di impatto. Quello che voglio dire io è che no, non c'è stata spontaneità nella vigilanza. La vigilanza è stata organizzata benissimo, è stato un momento molto alto, credo forse con la resistenza, forse il punto più alto della capacità di Savona di esprimere determinati valori. La direzione della vigilanza è toccata ai quartieri, che ripeto, in quel momento lì erano molto forti. Io ho partecipato a diverse assemblee di quartiere in diverse zone della città, c'era una presenza assolutamente massiccia e nella sostanza diretta dal Partito Comunista della CGIL. Questo va riconosciuto. Poi c'è stata una partecipazione corale. Era difficile fare i turni. Ve lo dico per esperienza di chi si è messo a fare questo lavoro e naturalmente chi faceva il lavoro poi doveva piazzarsi sempre dalle 2 alle 4. Il ruolo che ha avuto che hanno avuto i quartieri è stato assolutamente determinante, ma i quartieri, come poi si è visto quando i quartieri si sono trasformati, si sono accorpati e trasformati in circoscrizione e diventati struttura istituzionale, è stato sostenuto in grandissima parte dalla direzione e dalla militanza del Partito Comunista e della CGIL. Non è stata sentita come un fatto di partito, è stata sentita come un fatto di popolo, così come erano state sentite come un fatto di popolo le elezioni che avevano preceduto di poco dei consigli di quartiere. Io condivido il fatto che quella di Savona è un'esperienza sicuramente all'avanguardia, anche se ce ne sono state in altre città, ci mancherebbe. Allora, i consigli di quartiere nascono prima di tutto nelle zone diciamo più disagiate della città. Il primo è Piazzale Moroni, tanto per capirci. Il quartiere Savona Ponente e diciamo che nascono, allora, 68 a Savona, perché il primo consiglio di quartiere Savona Ponente è nel 70 e viene eletto presidente, fra l'altro, Agostino Maciò, che era delle Acri, è il più votato ed era delle Acri. E nasce proprio su spinta del circolo Acri, quella casetta che era sotto la chiesa della Santissima Trinità, che era una vecchia casetta degli operai dell'Ilva con annesso campo da bocce, campetto da calcio, non so se lo ricordate, nasce e si estende a tutto il quartiere, che era un quartiere difficile a quell'epoca, è ancora in costruzione, è ancora in costruzione. La prima esperienza è quella. Il 68 a Savona non ha avuto, non essendo città universitaria, non ha avuto un grandissimo rilievo. È stato più importante il 69 operaio. Però aveva posto, come dire, in evidenza, aveva portato all'impegno sociale e politico alcuni gruppi di giovani in prevalenza di matrice cattolica. C'è da ricordare appunto le Acri che fanno una scelta di sinistra a Valombrosa, c'è da ricordare una rivistina che si chiamava Sei Meno, degli studenti, gruppi di studenti, c'è da ricordare Calamandrei,
da ricordare Calamandrei. Insomma, queste cose danno, come dire, molto fermento alla vita politica savonese, che è, come dire, imperniata appunto su questo Partito Comunista assolutamente egemone, in quel momento assolutamente operaio, e anche un po', come dire, di passo lento. Questa faccenda vivacizza molto il quadro politico e sociale e culturale soprattutto savonese. Adesso non mi diffondo nei particolari, e si trasmette, cominciano dopo scuola punti di aggregazione di vario genere, insomma, attività culturali, anche ricreative, e c'è l'incrocio fra questo tipo di attività abbastanza spontanee e la presenza del Partito Comunista con le sue sezioni all'interno dei quartieri. Nasce da quell'incrocio lì. Nasce da quell'incrocio, dall'esigenza ormai di una società cambiata di avere una possibilità più diffusa di presenza sociale, di intervento sui problemi, che nel frattempo crescono, determinati problemi sociali che prima non esistevano. C'è una grande spinta alla modernizzazione, che avrà il suo punto focale col referendum sul divorzio, dove Savona avrà una delle punte più elevate a favore del mantenimento della legge, mi pare il 73%, se non ricordo male. Insomma, c'è una società in effervescenza. C'è una società in effervescenza e c'è questa organizzazione di questo primo consiglio di quartiere, che appunto elegge fra l'altro un presidente giovanissimo. Agostino è del 46, siamo nel 70, quindi delle ACLI, che è una notevole novità, e da lì si cominciano a strutturare i quartieri. Le prime elezioni, e anche uniche, dei consigli di quartiere, mi pare proprio 74, forse non mi sbaglio, avvengono su liste aperte, e quasi dei Soviet. Su liste aperte proposte dalle varie associazioni presenti sul territorio. Per fare un esempio, alle Fornaci ci sono alcuni nomi proposti dalla società, alcuni nomi proposti dalla società di calcio che faceva capo alla parrocchia, in quel momento lì, la Judax, la Fornaci sul calcio, alcuni nomi proposti dalla sezione del Partito Comunista, dalla sezione del Partito Socialista, dalla sezione della Democrazia Cristiana, lista unica, e tu avevi un certo numero di preferenze da esprimere. Tu avevi la lista dei nomi, però la lista era dei nomi, non è che a fianco ci fosse, tu sapevi che Angelo Maneschi era proposto dalla società, per dire, però avevi la lista. E con tre righe in fondo, dove potevi aggiungere tre nomi che non erano nella lista. E fu una grande stagione. E fu una grande stagione perché, insomma, il quadro attivo della città si riconosceva in questi organismi. Era una cosa, cioè, lo dico, io sono una persona, come sapete, abbastanza critica. Erano occasioni formidabili, cioè il quartiere c'era tutto, ci si riconosceva. E anche la prima elezione delle circoscrizioni poi fu un fatto molto, molto rilevante, dove una parte di quelle persone che erano state individuate attraverso i consigli di quartiere diventarono poi quasi politici delle circoscrizioni, presidenti, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi non ci fu un passaggio, ecco, Savona ha questa particolarità: nel passaggio tra i quartieri,
e le circoscrizioni non ci fu un passaggio burocratico. Diciamo che i partiti accolsero, quando si parla del sistema dei partiti, di determinate, accolsero quelle persone che si erano impegnate nei quartieri e diedero loro spazio, per così dire. E nacquero appunto dei quadri politici e un tessuto, era un tessuto molto, molto forte, difficile da descrivere adesso. Quindi io la metterei in questo modo e finisco. Non siamo alla spontaneità, siamo all'organizzazione di questo tipo, quindi molto ramificata, con una grande risposta popolare, il che voleva dire che all'organizzazione corrispondeva un consenso e una volontà di partecipazione. Sul serio, addirittura sorprendente, perché tu vedevi delle persone che ti arrivavano a chiedere di fare la vigilanza, che mai più avresti immaginato, ti sembravano delle persone che non se ne occupavano, eccetera. Eppure venivano lì e ti dicevano che volevano fare la vigilanza. Io abitavo a quell'epoca in Via Nizza, al 40A, e ho partecipato alla vigilanza in tutta la zona da Natarella fino alle Fornaci. Su Savona ci sarebbe da aprire il su Savona, se restiamo nello specifico. Più in generale abbiamo una crisi complessiva dell'azione politica, sulla quale insomma ci potremmo intrattenere, ma non ti darei una risposta telegrafica. Su Savona noi abbiamo che è la questione centrale in questo momento, che è la questione centrale da diverso tempo. Abbiamo un dissolvimento di identità, abbiamo un dissolvimento di identità, una vera e propria cesura nella capacità di trasmettere quello che è stato e soprattutto di costruire su quello che è stato una prospettiva. Savona dismette l'identità industriale e non ne trova un'altra, non ne trova un'altra. Nel frattempo lo scioglimento del PC è stata sicuramente una mazzata, in questo senso, perché nello specifico savonese non ha trovato degli epigoni, una continuità, eccetera. Però dei tentativi ne sono stati fatti, io lo vorrei ricordare. Il ruolo, per esempio, dell'Istituto Storico è stato in questi anni un ruolo importante. Una rivista come Quaderni Savonesi è stata molto, come dire, sottovalutata, per conto mio, perché in quello l'operato di Scardaloni come presidente, in questo senso, è stato un operato molto, molto positivo. Ma in realtà non ci sono più i canali di trasmissione. Il vostro, ecco, queste sono possibilità notevoli che sono offerte soprattutto verso il mondo dei giovani, però è difficilissimo per conto mio ricostruire, cercare di far comprendere quello che era lo spirito dell'epoca. Sai, siamo ancora a cavallo, io a volte parto dal luglio 60, ancora prima. Siamo ancora a cavallo tra lo spirito della resistenza e le nuove generazioni, che a quel punto lì il ciclo si interrompe, la città si trasforma e molto si perde per le rive. Per questo il lavoro di questo genere è assolutamente importante se i giovani lo recepiscono, insomma.